Calenda, è venuto a iscriversi al Partito Democratico? Sì. Per quanto riguarda la possibilità di una iscrizione lampo se il PD scegliesse di allearsi con il Movimento 5 Stelle e supportare il governo, perché? Perché sarebbe un'iscrizione lampo? Perché i cittadini e gli iscritti non capirebbero. Abbiamo fatto una diversa campagna elettorale, abbiamo fatto una diversa proposta al Paese e bisogna, soprattutto nella sconfitta, bisogna avere il senso della dignità e dell'onore, secondo me. Lei ha detto che non vuole essere... Aspetta, faccio il video io. Bene. La Calenda, perché si iscrive ma decide di non correre per la segreteria? Ma perché in questo momento tutto abbiamo bisogno tranne che di correre da qualche parte, abbiamo bisogno di rimetterci insieme, di fare iscrivere molta gente e di ricominciare, che è una cosa bella. Quindi per ricominciare la cosa peggiore è personalizzazioni e divisioni, questo è il modo in cui la penso. Camparino parla di azzeramento dei vertici, gestione collegiale, Zingaretti dice una rigenerazione per il partito. Sono appena arrivato, è la prima volta che ci metto piede, basta, ho detto già quello che penso sulle questioni politiche, sulle questioni interne. Fatemi partecipare alla prima direzione. Un referendum agli iscritti sulla possibile alleanza con i 5 Stelle, lei come lo giudicherebbe? Secondo me noi siamo stati alternativi e siamo alternativi ai 5 Stelle, che rappresentano non la cultura di governo ma la cultura della fuga dalla realtà. Dobbiamo rimanere qui perché i voti che ci hanno dati sono voti che vogliono questo e quindi io penso che sia sbagliato tradirli. Ma parteciperà lunedì alla direzione? Sì, parteciperò in silenzio perché è la prima volta, ascolterò. E invece gli imprenditori hanno aperto al Movimento 5 Stelle dicendo che non hanno... Ma secondo me, guarda, che gli imprenditori aprano al Movimento 5 Stelle è giusto, gli imprenditori fanno, gli imprenditori possono, è legittimo decidere. Quello che mi è sembrato francamente inopportuno è il fatto che a un certo punto il presidente del Confindustria dica: ma chi ha fatto Industria 4.0? Da soli l'abbiamo fatta, non l'avete fatta da soli. Chi auspica quindi che corra per la segreteria, Gentiloni, a questo punto? No, io penso che non so la segreteria più o meno, penso che in questo momento non è questo il problema che ci dobbiamo porre. Penso che il PD ha un leader in questo momento che si chiama Paolo Gentiloni e che sta a Palazzo Chigi e io adesso vado a Palazzo Chigi. Se ci fosse quindi questo... Certo, l'ho sentito Renzi, certo.